Allora, buonasera a tutti. Buonasera, Zaia. Tanto per dirvi che oggi ho un'infinità di roba da dirvi. Oh, bene, ma ce proprio n'è... tante. Ho contate. Sì. Sono credo 100, virgola qualcosa. Dimmi, Bodin, cos'è che è? Una? Eh sì. No? Sì, sì. Una sola? No. Eh sì, ce n'è una importante. Attenzione, no? Ruote e tambui. Oh. Con i brividi. Addirittura. Ho il pelo ritto dappertutto. Camia lo sa? Lasciamo stare, Camia. No, ma no, legato a stamattina, sono passato dal fiume. Cosa c'è? Allora, mi dico, nel fiume ho visto due tinche. Ma non può essere questa la cosa che devi dire. Saranno state grandi dai 50 ai 220 centimetri, sì, più o meno, capite? Metri di tinte. Vuol dire che l'acqua del fiume si è pulita. Va bene, va bene. Fiume che poi è una metafora. Perché ricordatevi che tutto scorre, tutto Pantarei. Pantarei, come diceva, sì, il grande filosofo Eraclito, che se io Pantarei, no, tu Pantaresti, no, e gli Pantarò. E gli Pantarò, mamma mia. E con questo mi voglio mettere a Tasar, sì? A Tasar, che dice che è colta solo a sinistra. No, vabbè, ma anche a questo. A me che ho scritto un libro. Sì, è vero, lei ha scritto. La gente mi chiede, ho scritto proprio io? Se lo chiedono, ma dice, sì, l'hai scritto proprio te? Sì. Ma ti l'effetto ti con la tua mano, è una cosa, sì, che indigna. Vabbè, però allora, voglio dire, certo che l'ho scritto io il libro, una per una, tutte copie a mano. Quindi non è possibile, va bene. Okay. Do anche me venuto tu nel carpaccio. Nel carpaccio. Allora, no, non sì, sto cambiando discorso. Sta, deve dire la cosa importante. Le cose, sai, da dire sono veramente tante. Ecco, ma ce n'è una, no? Sì, che... va bene, soprattutto una, ecco, ma però lasciami, Bodin, te prego, mollami. Allora, ne vorrà dire a modo una suo. Una cosa che farà incassare qualcuno, oh, diciamo quasi tutti, diciamo tutti, tutti a Digo. Tutti. Dica, la dica. La trattoria di fronte alla sede da Arresone, il Batoccio e Finocio, anche già il cuoco, il Batoccio che le seppie e fagioli gli vengono male. Ti ricordi che questa cosa, Bonci che dice male. Sì, va bene. Ma si lamenta anche le seppie stesse. Sì, la e con questo vabbè, abbiamo detto tutto. No, boh, no, ragioniamoci sopra, Badin. C'è una cosa... Un momento, Boadin, ti prego, no? Meno male che c'è non Boadin me far che... pression, Boadin, non me far pression. Ora la dico l'altra la cosa, dica, la sto dicendo. Abbia il coraggio. Ecco, l'ho detta, arrivederci a no, tutti. Non l'ho detta? Non l'ha detta. Non l'ho detta? Non l'ha detta. Va bene, allora arriva subito al punto. Ecco. Allora, che è un proverbio straordinario che dice, via il dente per dente che batte dove linguaiuola. Dunque, magari prima offro un cioccolatino per addolcire. Chi vuole un moscerin, un coffercocchi? Ah sì, allora dico, allora facevo, mamma mia, lo facevo, Boadin, lo facevo per indorare, lasciami indorare, sì, che la notizia sia forte, oh, la dica però, siete pronti? Sì, pronti? O dico senza mesi termini? Sì, attenzione, preparate, prima vedago qualche caramea, no, cos'è? Vedago del caramè, perché questa notizia è forte, a pista da Bob, oh mamma mia, ga purtroppo a terza curva, sì, non è che quella, non si è venuto a proprio a metà gometa. Diciamo che sia più a forma di Alus e Valgo. Vabbè, ma non è questa. È una notizia scioccante. Ma non è la notizia. Ma la che dovete deve... sapere, cioè come contribuenti avete, sì, il diritto di essere informati. Parliamo di contribuenti. E a proposito del contribuente, oh, ma soprattutto di contribuenti, oh, vediamo il contributo filmato. No, ma non c'è. Grazie, un abbraccio a voi e a famiglia, no, passate un buon Natale. Ciao, arrivederci. Ma non c'è, no, che è il contributo? Non no, che? Non c'è. Ma devo dar ria la notizia? La dia. Quella là. Sì, 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 sì. Va bene, la dico. Oh, la dica, su, un po' di allora, coraggio. Cioccolatini non ne ho per tutti. Sì. Ma godele belle moecche alla menta. Ciapavere. O anche un po' di altricco. Va bene, comunque. Allora, ah, non è un trichecco, è tua zia quella lì, sembra un trichecco. Vabbè, magari portala dal dentista. Ah, se l'hai magnato? No. Mamma mia, no, no, sta vabbè, per basta, ora dico quello che devo dire. No, dunque, lo dica, vediamo che succede. Non go qui un po' dei conti, Camia. Dove sei la cartella coi conti? Dov'è la cartella dei conti? Cos'è? No, ah, se queste qua? Sono queste qua? Cos'è? Sono due cartelle, tutte dei conti. Conti, sono tante. Sono conti vecchi. Da 12 anni fa. È da 12 un anni. Un momento che sono 12 anni che mi metto gli occhiali al naso. Sì, si mette. Aspetta, fammi mettere gli occhiali al naso. Sì. Perché mi te dico. No, no, sai, ma non prego, mi voglio. È un allora, trucco vero. Lungi da me da camuffarmi. Sì, dai, non ho così... niente da nascondere, sono c'hai multifocai, sì, multibafai. Ma la prego. C'è un modo per riderci sopra. Sì, ma allora non fatemi trovare il modo giusto per dirlo. Dunque, dica, questa è una storia che da Biancaneve e i sette scagnolini IRPEF. Ma basta. Ah,
che lei viveva nel bosco, che aveva l'autonomia. Mamma mia, non ce la fa a dirla. Per 12 anni tutto a posto. Un giorno la strega cattiva ha portato una cartea sartoriale avvelenata, tipo questa, tipo questa. Mamma mia. A Camiera, Biancaneve, si dice orpo. Camiera, che diceva di Biancaneve. 15.000 euro addizionale IRPEF arretrata. E siamo arrivati a dunque. Me conviene cadere in cataessi. Certo. È che il principe si faccia li cassi sua. Ecco, traduca. Tradotto. Traduca. Un attimo, Boadin, no, che posso dire un momento Boadin? No, dica la notizia. E mi fai dire un momento Boadin. Vicentino. Cosa fa? Vicentin ti gay? Ma chi sta di avvisare? Non sei Vicentin? A sei il cognato? Rintintin? Ma con chi parla? Vabbè, Rintintin, vabbè, fa lo stesso. Allora, ti crea il motore acceso? Ma come il motore Bene. Acceso? Dunque, allora, mi dicevo. No Boadin, non sto andando su una parte, me l'ho salsato paracircolazione delle gambe. Cosa sta dicendo? Dopo 12 anni che è in Veneto, non era più l'addizionale IRPEF. Ecco. Io l'addizionale, sei pronto, Rintintin? Anche pronto. Dicevo, l'addizionale l'ho rimessa, mi dovete tutti le ritrovate 12 anni! No! No! Ma mia fame nella carta alla clinica! Zaia! No! Buonasera a tutti. Buonasera Zaia. Aspettiamo che arrivino tutti i giornalisti. Ah, va bene. Le più grandi testate... testate dell'intera nazione veneta, sto parlando del Bruseguin, de Vigo, de Cadore, Times, del Tonon, de Laguna Moderna, del Zonin, de Peocio oggi non ho mai letto, insomma, tutte firme illustri che non sono ancora arrivate. Vabbè. Cosa? Dime? No, mamma l'unico mia. Che è arrivato è Tosatto? Dove è? Ciao Tosatto, eccolo lì, Tosatto. Ah, il giornalista sarà. Tosatto, ti sì, contento che ti ho nominato Tosatto? Ha nominato, va cosa? Bene. Dovevo chiamare, come te dovevo chiamare Bob Woodward di Padova? Addirittura. Tosatto, per piacere, dai. Una domanda adesso? Sì. Ti muovo a fare? No. Una domanda, cosa mi volevi chiedere? Vabbè, sentiamo. Cosa mi volevi domandare? Sentiamo. Volevo sapere se è vero che nella Lega a Giorgetti e Salvini non si parlano. Ah, politica, certo, è una domanda giusta. Tosatto? Sì. Fipo, perché lui si chiama Fipo. Vabbè, Tosatto. Ma chi se ne frega, risponda alla domanda. Boadin, Tosatto, sei stato il primo ad arrivare? È il primo ad arrivare, il primo a rompere i bigoli. Ma scusami, Tosatto, te lo devo dire. Allora, mentre mentre aspettiamo... Scusa, tolgo, ti non puoi accendere questa luce qua, per ma favore, no? Facendo? Perché mi vedo l'incarnato smorto. Oh, ecco, si dice meglio. Sì, sto meglio così, no? Cosa sta facendo? Sembra che... avuto il Covid. Sì, ha avuto il Covid, è vero. Vabbè, vi dico, ho avuto il Covid che a scopo divulgativo ve illustro la Namasamsi, la Sanamanimi. Sarà la Sanamnesi, sarà. Boh, no, che se il ceppo latino che me rema contro, te dico. Il ceppo latino, vabbè. Io voglio dire i sintomi del Covid del che COVID. Sono. Va bene, se ce li dica, li sappiamo. Vabbè, brusor de goa, di gola. Che non sei poco, Perché se sta un brusor de goa, vabbè, sei tanto. Vabbè, ha avuto. Questo brusor che... Vabbè, comunque, vabbè, ha avuto un po' di mal di gola. No, ragioniamoci a questo brusor de goa. Poi tosse sacca sacca sì, ma se li sappiamo. Ma soprattutto mi vo dico tanto sco nasale. Scolo nasale, vero, succede. Ma tanto, Vabbè, tanto, insomma. Tanto, guardate che credetemi, il problema dello sco nasale è che mai? Quando bevi o spritz te lo allunga. No. Ma che schifo. Ragioniamoci no, sopra. Comunque sempre in tema da Covid. Sì, tanto aspettiamo. Dunque tengo a precisare che il vaccino non sia obbligatorio, chi vuol farselo se lo farselo, chi non vuol farselo non lo farselo, non se lo farse, chi lo voleva farselo farselo dopo se lo farserà. Cosa forse Camilla, ti me fai carte una col volerselo e una col farselo, così poi magari e invece sua quinta dose comunque chi vuole se lo vorrei fa, far rispondere in diretta a dottoressa Russo. No, che sentiamo una dottoressa. Dimmi Boadin, no? Cosa c'è? Perché anche lei chi? La scuola nasale. La dottoressa Russo allo scuola nasale. Scuola nasale. Ah, vabbè. Gena tanto. Vabbè. Tanto. Sì. Ah, intriso tutta la moquette a casa. Ma no, ma dai, no, ma non ci credo. Cos'è? Cosa spunta di lì? Cos'è questo? Ma cos'è quella roba? È il fungo che è stato trovato sulla moquette russa. Addirittura nescono i funghi dallo scuola nasale. Allora, mi dico, il messaggio si è chiaro.
Se non volete trovarvi funghi vasaloni, velenosoni, velenosi, che mi mortano, sì, allora fatevi mortano la quinta dose. Ecco, perché questo è venoso. Quello è velenoso. Se vede dalle lamelle qui è sotto. È vero, vabbè. Ti vedi alla mela? Vabbè, sì, boh, le abbiamo viste le lamelle. Sono arrivati basta tutti? Sono arrivati, sì, tutti? Oh, cominciamo veloci, perché stasera con tante comunicazioni, tanti ospiti. Io avevo qui a lista degli ospiti, ospiti. Vabbè, ma che avevo qui, c'era in ma tasca. Ma può anche non dirla la lista? Chi se... No, Camilla. Cosa c'è? Dammi a cartella con la lista di posti dove metto le liste. Ci vuole anche non, quella, certo. Non importa, tanto l'ho mesomirata. Allora, perché io ho una memoria come fico della girandola, no, no, come plico no, della fruttivendola. Vabbè, comunque. Che fastidio. Allora, come ospiti, mamma, per parlare delle grandiose iniziative da regione, sì, di cui poi vi dirò, di stasera avremo Furlano, Furlan, chi è? Tonino Tonin, chi è? Odoacre Battistone, di Rimpettaio di Mirko del Radio Più e i Beatles. I Beatles? I Beatles? Ma cosa dici? È possibile, Abadin? Ma no, no. No, no, i Beagles. Ah, cos'è? Beagles, Beatles. Sono dei cani. Sono, perché... Allora, se questa iniziativa dei cani, dei cani da diporto, per iniziativa sulla caccia al tartufo che si terrà in Veneto. Ah, vabbè, questo è carino, è questo... Cos'è? Cos'è questo, Boadì? Sei un tartufo questo? No, non sembra un tartufo. La ciappa al cane? Ma non è un tartufo. Ma non è anche, neanche, manchi iniziata che la sa ciappare. Ma non è un tartufo. Ma non mi pare un tartufo ma questo. Ma no, sembra più... Ti che è sicuro? Ma no, secondo me è un ovulo. Ti devo colocare la sasa? È un ovulo quella roba lì, È un ovulo sicuramente. Sono buoni gli ovuli, anche sono pregiati. No, no, non piace una zaia gli ovuli. Cosa c'è? Non è tartufo, da un gusto strano. No, ma infatti non è... Ma guardi che sono buoni gli ovuli, vabbè. Strano che abbia tutta sta... Addirittura, ma no... Gongoia, Ha ingoiato l'ovulo, vabbè. Vabbè, comunque la cosa più importante è che partirà il campionato del canoa. Di canoa, ecco, questo sì è importante. E dopo vi farò vedere il Romolo. No, non credo. No, scusami, è Remo. Il Remo, semmai, Ah, no? No. Pagaia. Pagaia. È vero, perché nella Repubblica Veneta... Non è, c'è stato Romolo che ha fatto fuori Remo con una pagaiata. Ma cosa dice? No, ma cosa dice? Ah, no, c'è la storia di Roma? Quella sì, la storia è vero, di Roma. Romolo, Remo, Roma. Noi ci abbiamo Padova, Prosecco, Pagaia. E poi se stupiscono... Che scrivo libri, ragioniamoci sopra. Sì. Vabbè, il campionato del canoa non è l'unica roba. No, infatti, ecco. Di iniziative del Veneto. Cos'altro c'è? Abbiamo anche il Giro d'Italia. Che passerà di lì. Che in Veneto farà delle tappe green. Ah, bello, green. Perché green. Noi stiamo cercando, vero Boadini? Sì. Noi vogliamo abolire la plastica. Bravissimo. Quindi fino a Brescia le biciclette vanno hanno e gomme de gomma. Come tutte le bici. Ma da Verona si smontano le gomme di gomma e si montano i tubolari da cuoio. Ma no, come si fa? E poi una roba grandiosa sul fotovoltaico, adesso non la dico. Ma sì, ma la dica. La dico? Ma la dica. No, non la dico, ma la dico, dica, dai. Sì. Stiamo firmando l'accordo per annettere il sole al comune di Caorle. Ma cosa sta dicendo? Cioè, insomma, ma vabbè, dimmi, vuoi poteva non dirla. Cosa c'è? Cos'era un tartufo? No, ma no, era un ovulo, infatti. Avevo ragione io, era un ovulo. Era un ovulo. Cioè, non è neanche un ovulo. Come no? Cos'era? C'era un calzino del marito della Russo. No! Che si era appiccicato con lo scol nasale. No, che schifo. No. No. Che cazzo ti ho tosato? Buonasera a tutti. Buonasera Zaia. Allora oggi vi dirò una cosa che non farà incassare nessuno. Cos'è? Anzi, farà felice a tanta gente come me. Infatti è di buon umore. Perché oggi 28 ottobre 2023. No. Sì, 22? Sì. Sensiva? Sì. Vabbè, comunque, ma dicevo. Non c'è l'IVA. Da oggi parte l'autonomia del Veneto. Ma chi ha deciso? Ma dove? Ma no. E là, ve vedo un pietrite. Ma perché? È normale, è normale anche a me, pensa, Toldego, sono rimasto 5 giorni frisato. Ma non... Immobile, sono frisato. Ma però, per cosa? Ora è venuto il momento delle decisioni revocabili che revocabili, si dobbiamo muovere per rendere questa autonomia tailor made. Sì, su misura. Hai visto come mastico l'inglese? Bravo, bravissimo. Lo inghiotto pure. L'inghiotto, dai. La prima cosa da fare, che se siamo parlati tutti quanti, se basta euro. Sì, però. Perché noi cognereremo. No.
Cogneremero? No. Conegliano. Ma che... Conegliano Veneto? Cogneremo. Vabbè, insomma, noi stampemo da soli i nostri sghei. Ma non si può fare, tra l'altro. E questa è una cosa che testimonia l'autonomia. Ma poi, naturalmente, che avremo anche un nostro esercito. Certo, con i cavalli, con i maresciai, tanti colonnei. Senza L, per chi vuole venire in Italia, dall'Italia, ci sarà una, un inter... diversa. Iter, dovrà passare il controllo passaporti. Va bene. Perché siamo stufi degli emiliani che vengono qui coi barconi. Ma non vengono gli emiliani coi d'ora barconi. In poi entrare nel Veneto sarà una cosa non troppo facile. Cioè? Sarà più difficile dal solito. Ma come fate? Per questo tutto intorno ai confini metteremo dei labirinti, con delle prove anche di matematica. E uno dici? Passa e dice 6 per 8, 15. No. Bene, se sei bravo, allora passa. E 48, promuoviamo il merito. Lei non passerebbe, vero, infatti, il merito. Il merito, sì. Però... sì, però fatevelo una risata. Dai ragazzi, è un momento bello. Perché che avete quelle facce, quei musi lunghi? Non siete contenti? Secondo anche me... tu, Camilla? Cioè, ma è qualcosa che dovete dire. E diteglielo su. Ciao ragazzi. Ma salutate? Ma no, non mi salutate? Ma cosa salutate? Dai. Ah, devo cambiare spasso le detergi cristiano. Sì, no, no, nemmeno. No, se fa così col dito, su. Ma cosa le stanno spiegando? N-O. On. No. On. No. ONU. Siamo entrati nell'ONU. Ma no, ma dai. Non mi fate le lettere italiane. Siamo in autonomia veneta. No, abbiamo diteglio. I caratteri veneti. Ma no, e usiamo i N-O. O. No, no. Dico, cosa no? Certo. No. Cosa? Non abbiamo caratteri veneti? No! Cosa? Mamma mia! E diteglielo! Non gavemo l'autonomia veneta? Oh. Ma cosa dice? Ma certo che ma non... come no? Mamma ma come mia. Non gavemo l'autonomia? Ma è da mezz'ora che dovevano avvisarla. Non gavemo? Ma scusa, non hanno fatto il giuramento? Sì, ma il governo... Ma martedì il governo non ha avuto la fiducia e noi gavemo autonomia? Non è automatico. Camilla, dimmi te che gavemo autonomia, no, ma cosa? No. Ma non è automatico. Dico, conferma, ma... Oh. Mamma mia... Ci rimane malissimo. Ma perché non... Ma questa che mi dite c'è una ferita al cuore. Ma non è ancora autonomo il Veneto, non l'hanno ancora fatto. Ma il centrodestra non si è smesciato a fare sta cosa? Ma no, lo farà. Centrodestra? Cosa c'è? Guardami bene nelle pade occhi. Nelle pade senza autonomia non va presentata qui. È cattivo. Altrimenti va infilso con la labarda veneta. Addirittura. No, la labarda veneta è come una labarda normale. Solo che dell'atto dei cavatappi. Ma cosa, in caso. Ma cosa dice? È come un coltellino svisso. Va bene, no, ma va io bene. Dico, ma il segretario non ha parlato d'autonomia. Ma guardi, poco. Salvini... Gassorvolà. È un po' sì. Di cosa che ha parlato? Dai, dimmi di cosa che ha parlato. Diteglielo per favore. Di Conte. Che Conte, no. Del ponte di Monte Cristo. No, che Monte Salvini Cristo? Ha letto un libro. Ma non è strano, quello. No, ah no, è il ponte suo stretto. Certo. È il ponte suo sì, stretto. È la sua priorità, adesso è quella. Cioè, fatemi capire, cioè invece di segare il Veneto tutto intorno perché se l'è che non si dovrebbe quello fare. Fa un ponte per attaccare a Sicilia. Sì, va bene. Ma quella Sicilia? Ma quello è anche bello. Quella che sta giù in basso nello scantinato? Ma cosa? Come tutte le cose che non servono, tipo la ciclette. La ciclette, la allora qui siete voi che dite una cosa che mi fa incazzare a me. Ma no, ma... Perché mi sono stufo. Ma di cosa? Ve lo dico. E dico basta! Vabbè, ma che Veneto ha tutto il sud sue spae! Adesso, ed è già tanto che ho detto spae co esse! Ma meno male! Il Veneto c'è una moccolotiva! Tocolomotiva! Locomotiva! Mocolotomi! Vabbè, insomma, siamo noi che tiriamo avanti tutto il nostro paese, perché tutto. Produciamo un PIL è vero, di 172 mila miliardi di triliardi di anacarde, come Camilla? Non sono anacarda. Non mi fate dei segni che non capisco. Scrivete un carteo. Scriveteglielo. Con tutte. Tenete una cartea dei cartei pronti per l'occasione. Ecco, fate questa cartea. C'è sotto. Tabella. C'è una tabella. Oh, lei è stata bella. C'è questa gialla. Che fatica. C'è questa gialla. Sì, quella gialla, su. Allora, leggiamo, adesso ve leserò. Veloce, però. Tutto il PIL di tutte le regioni. Così. D'Italia. Del Veneto. Del Veneto. Dell'Italia. Dell'Italia. Della Lombardia. La Lombardia. La Lombardia. L'Italia. Okay. Italia. Lombardia. Italia. Sì. 368 miliardi del PIL annui. Sì. Orpo. È tanto, è tantissimo. Il Veneto. 162 miliardi. Bello. Si è ammettata Lombardia. Sì, tanto anche quello. Comunque è orpo anche quello. Anche orpo, sì. Sicilia. Quant'è? 6,50 euro. No.
E solo perché hanno rotto il salvadanaio del presidente della regione. No, no. Ragionateci sopra. Allora, buonasera a tutti. Buonasera, con Zaia, però... mi volevo dire una roba. Non si vede bene. Che io per primo sono rimasto cabassata per stupore. Ma perché tutto in là non si vede? Dimmi, ma dimmi cosa. Dirà che non si vede bene. Cosa te capo? Cosa vuoi che ti fai così? Non mi si vede? No, è tutto... Cos'è che? Solo l'orecchio si vede? Eh sì, è tutto fuori dall'inquadratura. Vabbè. Ah, ma perché è Zambesi che ha la labirintite alla telecamera. C'è Zambesi. Vabbè, Zambesi, porta a realizzare l'inquadratura. Ecco, no, troppo. Bene, troppo, allora... Troppo, Zambesi. Vabbè. Come va, Bodì? Zabeo? Se troppo, solo l'orecchio sinistro si vede. Adesso si vede solo l'altra parte, go. Sì. Toldego, ti mi fai una cortesia. Ti va, ti dalla teleferica. Telecronaca. Telecamera. Vabbè, ci siamo capiti, dai, sì, toglielo. Fai l'inquadratura normale. Oh, ecco, oh, meno male. Oh. Come sei, Boadin? C'est bon? C'est bon? Sì, c'est va bon. Bene, va bene. Va bene. Ok, allora, grazie. Sì. Dicevo che oggi ho incontrato il ministro della cultura italiana. Eh già, certo. E mi te dico la verità, io pensavo che la cultura fosse solo in Veneto. Già. E invece... Ce l'hanno anche detto loro, incredibile, sì, sì. No? Sì, ho scoperto che a livello paesaggistico il Veneto è tutto un vicolo a perdita d'occio. Come vicolo? Stradina, strada. Non credo che abbia parlato di vicoli. Che non ti riesci a spostare tutti i vicoli. Ma che e dice, ma quanti vicoli che abbiamo? Che ne abbiamo più di 2.000 milioni. Ma cosa stai dicendo? Che vicoli? Di cosa che vuoi dire? Straparla. Sì, cosa fa con la N? La N, vincoli. Vincoli. Avrete parlato di vincoli, infatti. Ah, con il scusate, K-N. Volevo dire vincolo, sbagliami. Infatti mi sembrava strano, boa, parlare mezz'ora dei vicoli. No, vincoli. Allora, pensate che il Veneto di vincoli che ha 1.448 milioni, 766 milioni, 31 milioni. Non credo. Non so, sì. Fa sempre pasticci con i sembrano troppi, no? Sì. Avevo scritto il dato. Camilla, ti mi fai una cartea con i vicoli, con i vincoli. Che avevamo? Avevo scritto da qualche parte i dati sulla mano. Legga un po' sulla mano addirittura. Come me conosco. Come me conosco. E infatti, no? 1.148, no, capite? Vabbè, sì. Perché che scrivo su due ma parti cosa c'è la conosco che è il numero di Mirko di casa della DQ. Abbiamo 1.148 vincoli paesaggistici. Paesaggistici, sì. È scritto nell'ex articolo numero 36 radice no, aspetta le formula la so. No, è un articolo rettangolo, la somma dei catetteri. La somma dei catetteri. È pari a spinta dal basso verso un altro. Vabbè, i soldoni era 36 quasi 37, 36 e 8. Ma poi cosa ha preso l'attacco per di metodico. 136. Oh, era 136 sono leggi da sinistra, da destra sono 631. Mamma. Da destra a sinistra come leggono gli arabi. Ma cosa stai per far dicendo? Capire che noi conosciamo anche la cultura araba. Mamma mia, comunque, che allora, 136. Oh, è un articolo. È un ex articolo, ma pure se ex sono rimasti in buoni rapporti. Mamma mia. E su questo stiamo facendo proprio un lavoro col ministero che voglio spiegare in modo semplice che lo capisca anche la signora Maria che ci ascolta da casa, signora Maria. Esatto. Ascolta, signora Maria, noi stiamo cercando dei protocolli per i nostri tecnici che stanno lì con questo grande punto di domanda che se è proprio grande, però poi dici che non c'entra. Quante barbe sul punto di domanda? Vero Badin? Perché che se è il vincolo per cui il tecnico in fase di progettualità deve poter approssare la ricaduta in modo che questo punto di domanda in fase da pro se i progetti ricadono. Ma questo è questa la signora Maria la capita marcia. Non credo abbia capito ora, niente che mi sono sciolto voglio spiegare alla signora Maria anche come mai noi in Veneto non volemo che e Trivelle però lo spieghi vengano semplice, in Veneto perché prima ragazzi attenzione niente. Magari la signora Maria si chiede ma a me il gas mi serve mica posso fare la tartare de pasta e fasoi ci hai ragione signora Maria bisogna giusto? Cuocere certo signora cara Maria c'è un fatto tecnico che vado a esporre in termini semplici. Grazie. Signora Maria sì. In Polesine noi abbiamo la sudditanza no
Non è la subtilità. La, no, no, la, so cosa. La sbudigenza. La sorditanza. No, è la subsidenza. La sorditanza, guarda, che praticamente se tu vai a togliere quella materia che va dentro il mare, mamma che mia, tu dici orpo, se arriva, ma scende di 450 milioni di chilometri, metri, che te prende l'ascensore, schiaccio il quarto e vado giù, no, ecco. Questo lo ha capito anche la signora. Maria, dimmi, Bodin, cosa ti è? No, ha telefonato? No. Beh, al telefono? Ha telefonato la signora Maria? Sì. Perché non ha capito? Ma ci credo. È troppo tecnico. No, no. Perché se è la subdiscenza, no, che se tu hai un figlio, no, che ti è nato a livello del mare, poi con la trivea, sì, invece decrescere, no, si abbassa dei 4 metri l'anno e tu lo porti dal pediatra che ti dice, suo figlio è alto 3,80 metri, ma si è andato giù da 4, ma... quindi alto 20 no, centimetri. No, 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 e lo coglionano tutti a scuola, ma solo perché è andato giù. Allora, per evitare che ci sia, come dire, a scuola che ci sia delle cose brutte che fanno gli altri. Non allora, si capisce. Ma è colpa delle trivee, è tutta colpa del trivee. Ora che mi sono lanciato, no, spiega la signora Maria la questione della pista da bob. No, no, ma guardi che non per si Olimpiadi invernali. Vabbè, che io lo so che alla signora Maria gli piace tanto guardare il bob, le sì, gare del bob, io questo lo so. È vero, sì. Allora, signora Maria, col budget che avevamo stanziato, sì, che era credo le 550 milioni di milioni di milioni, 55 no, milioni, no, c'era solo 55 milioni, era quello il budget, sì, c'era un po' basso che praticamente sì, noi si dicevamo che viene fuori un tubo de Pringles, sì, invece più della che una pista da bob. Allora si è pensato ad andare a Innsbruck, no, a Yorkburg, Innsbruck, a New Year's Yorkburg, insomma, Innsbruck, dove in vive Austria, la principessa Sissi. In Austria, sì, vabbè. Ma era una figura de moecca fare sì, un pezzo sì, italiana delle Olimpiadi in Austria. Certo. Allora abbiamo aumentato il budget sì, a 80 miliardi di milioni no, di dollari. No, no, perché sono premiate, sono premierate no, le materie seconde. No, che cosa sta, cosa dice? Scusate, inverto. Sono raddoppiate le materie prime. Esatto, sono premierate. Perché parti da 80 milioni, poi arrivi a 100, 300 sì, milioni, non e capiamo, sei un attimo sì, che te devi vendere Padova ho capito, per però... cercare di fare la spinta da bob. Sì. Non so se ha capito a signora Maria. Secondo me no, guardi, perché è tutto... Chi è questo? Grazie, questo lui è Fonder. È Fonder, lo conosciamo, certo. La signora, signora Maria, la metto subito in viva voce. Sì, sentiamo. Vada, signora Maria. Buonasera, signor Zaia. Ti piace la menta? Orpo. Non credo qui siamo sia di fronte a una lingua straniera. Sì, mi scusi, signora, ma lei non è veneta? No, sono di Sestriere. Qui da noi c'è già una pista da bob. Tutti impianti fatti nel 2006. Un bijou lasciato marcire. Se le Olimpiadi le facevamo da noi, risparmiavamo un sacco di soldi. Ragione Vensima? Mi sa... Era un po' sì, sì. Già butta giù? Sì, sì. Fonde, ma non giù, era veneta, Ma ragionasse in cima, ragionasse... sì, credo che vuol dire ragionateci, so. Sì, sì, sì. Dunque, allora, questa signora Maria del Sestriere si è fatto un quadro preciso. Brava. Sì, ma ecco, brava. Però, Boadin, ecco, non passarmi più le signore Maria straniere, certo, che rischiamo di fare delle figure de moecca. E certo. Ragionanza in cima.